Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Vista la quantità di nuove persone che questa bull run sta portando e soprattutto viste le domande che in tanti mi state facendo, ho deciso di dedicare un nuovo format video che prevede il fare video molto brevi, molto semplici e che vanno a rispondere alle domande più frequenti, ovvero Frequently Asked Questions, e da lì è proprio il titolo del format della serie, chiamiamola un po' come vogliamo. La prima domanda alla quale andrò a rispondere oggi è una domanda che molti si sono posti. Ho letto in giro su diversi gruppi, l'ho letta su diversi canali Telegram, insomma vedo che c'è curiosità riguardo a questo, ed è: come mai quando Bitcoin strappa, sia che sia rialzo o che sia ribasso, le altcoins spesso e volentieri periscono o comunque rimangono indietro? Oggi, dati alla mano, quindi andando ad analizzare appunto un po' di numeri, un po' di motivazioni concrete, cerco di darvi risposta alla maggioranza quantomeno dei casi esaminabili, perché poi ovviamente ci sono sempre quelle eccezioni che confermano la regola. Chiaramente se avete delle domande che vorreste vedere risposte nelle prossime puntate, nei prossimi episodi delle Frequently Asked Questions, lasciatemele nei commenti, così le leggo e magari la prossima domanda a cui rispondo sarà proprio la tua. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like che mi fate contento e me lo dimostrate, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccando la campanellina per ricevere sempre le notifiche ogni volta che esce un mio nuovo video ed essere quindi sempre sul pezzo. Seguitemi sul mio gruppo Telegram per avere un feed delle mie idee di trading, idee sul mercato, tutto ciò che mi passa per la mia mente malata di cripto, e basta, direi, andiamo a rispondere alla nostra domanda FAQ numero 1. Seguitemi. Risponderò a questa domanda partendo da lontano, diciamo così. Infatti ho aperto la pagina di CoinMarketCap, che è un po' il sito che raccoglie globalmente i dati sulle varie coin e sui vari exchanges, e ho ordinato le coin scambiate, insomma la panoramica delle coin, ovviamente mi sono limitato alla top 100, per volumi nelle ultime 24 ore. Come vedete al top abbiamo Bitcoin, Tether, che è USDT, Ethereum e Litecoin. E poi insomma altre a scendere, rimanendo sopra il miliardo arriviamo a EOS, Bitcoin Cash e Ripple. Perché ho deciso di presentarvi questa classifica tra virgolette delle coin ordinate per volume? Perché il volume che una coin muove è direttamente proporzionale alla sua rilevanza, diciamo così, nel mercato complessivo delle cripto. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che quanto più una coin muove volume, quanto più è al vertice della piramide alimentare, chiamiamola così. È la coin che muove di più il resto del mercato. Come vedete, Bitcoin e Tether non a caso sono le due che muovono più volumi in assoluto. Per quale motivo? Bitcoin, perché ovviamente è il market mover per eccellenza. Tutto il mercato delle altcoins è anche quotato in Bitcoin e ovviamente c'è il mercato Bitcoin in tutte le fiat del mondo, ormai tutte le valute fiat del mondo, e pertanto è quella coin che riceve più scambi in assoluto, più mossa in assoluto, e non a caso è il protagonista comunque del mercato intero. Questo è un rapporto bilaterale, perché comunque il fatto che sia quotato in così tante valute, sia al centro del mercato, è a sua volta comunque dovuto all'importanza che Bitcoin ha nel panorama cripto, quindi indiscutibilmente è il sovrano, chiamiamolo così, del panorama cripto. Tether fa un po' le veci della valuta fiat, è un cripto dollaro, chiamiamolo così, con tante agevolazioni fiscali comunque per molti paesi che altrimenti sarebbero costretti a dichiarare ogni ingresso e uscita in fiat, e di conseguenza è diventato un po' una delle maggiori liquidità in assoluto nella stablecoin, nel mondo delle stablecoin, ovvero di quelle monete che rimangono ferme. E non a caso ovviamente il mercato Bitcoin USDT è uno dei più liquidi in assoluto, ma ovviamente in USDT si muovono anche tutte le altre majors, chiamiamole così, ovvero quelle monete che è possibile acquistare o vendere anche in USDT o in dollari in alcuni casi, e non soltanto in Bitcoin. Tornando a noi, questa classifica ci fa capire come Ethereum, che comunque è alla numero 3, cuba neanche la metà del volume che muove Bitcoin, e questo ci fa capire quanto è meno rilevante rispetto a Bitcoin. Quindi, cosa significa? Significa che
I volumi in Ethereum, essendo molto meno della metà che quelli in Bitcoin, generano meno liquidità in Ethereum e di conseguenza muoverne il prezzo diventa molto più facile. Perché? Perché avremo degli order book meno popolati. Cosa intendo? Intendo che sapete che quando si compra o si vende una coin si va a soddisfare la domanda oppure l'offerta. E più offerta c'è, ad esempio, che nell'order book è quella parte in alto, adesso magari ve la faccio anche vedere poi, ma la parte rossa, quindi le coin in vendita, più c'è offerta e più è difficile far salire il prezzo, perché l'offerta sovrasta la domanda oppure comunque soddisfa alla grande la domanda e pertanto il prezzo fatica a salire. Lo stesso vale al contrario. Ovvero se c'è molta domanda, l'offerta magari non è sufficiente e le svendite non riescono a svuotare l'order book e a far scendere il prezzo. Ovviamente più volumi una moneta muove e maggiore sarà la densità e la corposità dell'order book dal lato della domanda e dell'offerta. Quindi questa è la prima cosa da tenere in considerazione. Minori sono i volumi delle coins e minore è la densità dell'order book. Quindi un ordine, facciamo questa supposizione, che ha parità di volume su Bitcoin di vendita, supponiamo, un ordine di vendita di 100 milioni di dollari, un mega ordine su Bitcoin a mercato, andrà a muovere il prezzo, che ne so, io sparo cifre a caso, è del 2%. Un ordine di vendita di pari entità su Ethereum lo andrà a smuovere magari del 5 o del 6%. Perché? Perché c'è meno liquidità data dal minor volume. Ovviamente più si scende nella classifica dei volumi, più questo discorso si fa importante, nel senso se il volume anziché essere la metà diventa un decimo, un ventesimo, un cinquantesimo, ovviamente capite che è molto più facile muovere il prezzo di quella moneta a parità di volumi mossi in una volta sola o comunque in un breve intervallo di tempo. Quindi più la coin è piccola e meno volume muove, più è facile muoverne il prezzo. Detto in maniera molto molto semplice. Questo è il primo fattore che fa sì che le altcoins possano dumpare o pompare, quindi salire o scendere di prezzo in maniera molto repentina, in maniera molto molto più facile rispetto a Bitcoin. Seconda cosa, e non da meno, quando Bitcoin inizia a partire, adesso avevo trovato anche un grafichino molto carino che mostrava come si distribuivano i flussi di cassa nelle cripto fondamentalmente, e faceva vedere che la maggioranza dei flussi di cassa va appunto da Tether o dalle Fiat a Bitcoin e a Ethereum in piccola parte, in piccolissima parte anche in Litecoin e poi qualcos'altro di trascurabile. Dopodiché da Bitcoin, Ethereum e quelle lì, soprattutto da Bitcoin, il volume si dipanava anche sulle rimanenti altcoins. Quindi il mercato più grande ovviamente rimane Bitcoin Fiat, il secondo mercato più grande diventa Bitcoin altcoins, immaginandocelo come un mercato unico, perché le altcoins spesso e volentieri si comportano come una massa unica. Quindi cosa succede? Succede che il Bitcoin è un po' al centro di due fuochi: da un lato la stabilità delle Fiat, dall'altro l'estrema volatilità delle altcoins. Quindi immaginiamoci nelle vesti dello speculatore più accanito. Che cosa fa lo speculatore più accanito? Allora, rimane in fiat mentre magari il mercato sta scendendo, supponiamo. Entra in Bitcoin quando il Bitcoin sta salendo, oppure quando è il momento di cavalcare un movimento, chiamiamolo così, su Bitcoin. Fin tanto che Bitcoin sale, rimane su Bitcoin, chiaramente, che così ha subito l'uscita pronta in fiat nel caso in cui volesse vendere, e dall'altro lato ha anche pronto l'ingresso in altcoins nel caso in cui Bitcoin diventasse noioso, e per l'appunto va in altcoins quando Bitcoin diventa noioso. Che significa? Significa che quando la volatilità in Bitcoin si abbassa, allora i cacciatori di volatilità si spostano proprio sulle altcoins, perché hanno il prezzo facilmente manipolabile se si è dei grossi giocatori, chiamiamoli così, quindi dei grossi capitali, si ha dei grossi capitali in mano, e pertanto è davvero facile innescare quei procedimenti di FOMO che tutti bene conosciamo. Quindi praticamente nel momento in cui Bitcoin strappa verso l'alto, supponiamo, sia che uno è in fiat sia che uno è in altcoins, vorrà comunque confluire in Bitcoin per cavalcare questo movimento rialzista e per non perderselo, perché comunque Bitcoin è sempre quello che guida l'intero mercato.
Di conseguenza, tutti i volumi delle cioè tutti i volumi, molti volumi dalle altcoins si riversano in Bitcoin, causando da un lato un aumento di prezzo di Bitcoin, dall'altro un molto maggior decremento di prezzo delle altcoins nella coppia ovviamente altcoins Bitcoin. Perché? Perché stiamo vendendo le altcoins per acquistare Bitcoin, quindi è quella coppia lì che si va a modificare. Dall'altro lato, ovviamente, chi è in fiat entrerà in Bitcoin, quindi il mercato delle altcoins diventa poco liquido in domanda e molto liquido in offerta, al contrario, e quindi il prezzo si abbassa notevolmente. Una volta che il movimento, l'impulso, la volatilità in Bitcoin si esaurisce, allora lì il capitale si reinizia a distribuire. Magari una parte va in fiat per fare i take profit e un'altra parte ritorna in altcoins per manovrarle un po' e per giocare di nuovo sulla loro volatilità che Bitcoin ha esaurito. Pronti però a ritornare in Bitcoin nel momento in cui parte un altro movimento volatile per sfruttare proprio quel impulso lì. Il caso contrario qual è? Che Bitcoin improvvisamente inizia a scendere. Quindi che succede? Succede che chi è in altcoins deve vendere le altcoins per Bitcoin per poi uscire in fiat. A meno che ovviamente non ci sia il mercato altcoins fiat o altcoins USDT, che per molto ormai c'è. Però quello non toglie il discorso che il mercato si prosciuga. Perché? Perché le altcoins sono molto più volatili di Bitcoin. Bitcoin inizia a scendere, si instaura questo timore, insomma, di perdere tanto in poco tempo e quindi tutti quanti si rifugiano nella moneta più stabile che hanno nelle vicinanze. Quindi chi è in Bitcoin può uscire in fiat o in Tether, chi è in altcoins può uscire in Tether oppure spostarsi in Bitcoin per poi spostarsi in Tether, ma l'effetto è esattamente il medesimo, il fatto che le altcoins si prosciugano. Inoltre, visto il discorso di prima, ovvero del fatto che l'order book è molto meno popolato rispetto a quello di Bitcoin, ad esempio, questo amplifica il tutto. Quindi magari laddove su Bitcoin si muove un più 5% o un meno 5%, sulle altcoins questo è esacerbato all'ennesima potenza e non è raro vedere anche dei meno 10, meno 15% nella coppia altcoins-Bitcoin. Altrettanto vero che poi il rebound è altrettanto forte, ovvero se c'è un prosciugarsi del valore delle altcoins, poi insomma il rimbalzo che ci sarà molto più forte di quello che di solito ha Bitcoin. Attenzione, intendo dire che se magari hanno un meno 20%, poi il giorno dopo fanno un più 10%. Non vuol dire assolutamente che recuperano per forza, però insomma la ampiezza delle loro oscillazioni è nettamente maggiore rispetto a quella del Bitcoin stesso. Per fare un riassuntino vi ho preparato una tabellina che in realtà avevo già mostrato, non so, chi mi segue da tempo immemore l'avrà già vista, in un video che feci nel 2017, mi pare, sulle altcoins, e riassumo, diciamo così, i casi tipo, ovvero i movimenti bruschi di Bitcoin muovono il prezzo delle alts, perché ovviamente generano svendite nella coppia alts Bitcoin, è quello che abbiamo visto ora. Ho diviso le quattro fasi di mercato, quindi fortemente rialzista, ovvero un pump di Bitcoin, fortemente ribassista, dump di Bitcoin, consolidamento in bull market e consolidamento ribassista, quindi durante un bear market. Queste sono le fasi laterali e queste sono le fasi impulsive. Nelle fasi impulsive, come vedete, il controvalore in Bitcoin dampa notevolmente. Ho notato che dampa di più quando Bitcoin pompa, nella coppia alts Bitcoin, e quindi ho messo meno. Il controvalore in dollari delle alts a volte rimane anche uguale, perché comunque se Bitcoin fa più 10% e la coppia altcoins Bitcoin altcoin Bitcoin fa meno 10%, poi il controvalore in dollari è identico. Se la fase è fortemente ribassista, al contrario, il dump in Bitcoin è meno marcato. Sono sempre dati empirici questi, e poi non è che va sempre così. Storicamente ho notato che il dump a fine movimento, quindi insomma il crollo e poi il rebound, è meno marcato. E il controvalore in dollari però ne risente molto di più. Quindi se magari Bitcoin ha fatto meno 10%, l'altcoin ha fatto inizialmente su Bitcoin meno 20, poi rimbalza del 10 o del 12, insomma, e va a finire a meno 7-8%, però il controvalore netto in dollari è vicino al meno 20%, e quindi ho messo meno.
Durante invece le fasi di consolidamento è dove il capitale fluisce di più nelle altcoins, proprio perché si va a caccia di volatilità, che Bitcoin perde e invece le altcoins mantengono sempre. Pertanto, il consolidamento in bull market mostra il best case scenario per le altcoins solitamente, quindi il controvalore in Bitcoin sale e il controvalore in dollari impenna. Tra l'altro qua mi sentirei quasi di metterci più sbarra più più, sì, ciao, così, più più, perché è dove il controvalore Bitcoin comunque ha più aumento rispetto al consolidamento ribassista. Nel consolidamento ribassista, durante un bear market, il controvalore in Bitcoin si può aumentare, però abbiamo dall'altra parte il bear market che disincentiva comunque l'ingresso di capitale e quindi indebolisce i volumi, indebolisce gli order book e fa sì che, ecco, il rialzo sia molto molto più flebile. Un mercato in dollari o fiat o tether con volume elevato, questo è un po' da aggiornare, ne stabilizza il prezzo. Perché? Perché comunque gli dà più volume, gli dà più fonti di capitale che non siano soltanto Bitcoin, quindi ne stabilizza un po' il prezzo in termini generici. Come si fa a capire la fase di mercato delle altcoins in cui ci troviamo? Questo lo aggiungo io. C'è un indicatore che è la Bitcoin Dominance che ci aiuta molto a capire molto bene come sono messe le altcoins in generale. Quindi guardate, questo indicatore ci fa vedere come cresce il mercato di Bitcoin rispetto a tutto il resto, quindi più è alto più le altcoins soffrono rispetto a Bitcoin, e individuando i trend, adesso non ripeto quello che ho già detto in un altro video, però io ho trovato un metodo, ho proposto un metodo meglio per capire quanto esporsi nelle altcoins nei diversi momenti del mercato, andando ad analizzare il trend della Bitcoin Dominance si capisce se vale la pena oppure no investire parte del capitale in altcoins. Ovviamente mentre la dominance impenna non ha nessun senso esporsi in altcoins perché sono in continua perdita rispetto a Bitcoin, viceversa durante un downtrend come può essere questa fase del della Bitcoin Dominance ha più senso esporsi in altcoins proprio perché i guadagni sono amplificati. Spero di aver risposto ai vostri dubbi riguardo all'argomento. Se avete altre domande, mi raccomando, fatemele, che leggo i commenti e vi rispondo, e ditemi soprattutto quale vorreste che fosse la prossima FAQ alla quale rispondo in video. Buona serata a tutti quanti e alla prossima!